Cito spesso questa frase di Ernest Hemingway: Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma tutti i giorni che verranno dipenderanno da quello che farai oggi. Perché ho citato questa frase di Ernest Hemingway a proposito di Tommaso Pobica? Signori, oggi il Milan gioca contro il Nizza ma non ci sarà Benaser, colpito dal Covid e il giocatore dunque sta bene, è asintomatico per fortuna ma deve stare a casa. Quindi questa è la notizia che ci ha colpito subito questa mattina, tampone positivo purtroppo per il giocatore algerino che non potrà purtroppo nel, in questa partita contro Nizza, c'era per lui una una situazione ancor più particolare perché giocava contro Atali, due erano compagni nella nazionale algerina che ha vinto la Coppa d'Africa. E, e dunque oggi Tommaso Pobega giocherà al posto di Benasser, ma quello che ancor più conta e che vado ancor più a sottolineare attenzione, Pobega-Tonali che se il Milan non prendesse il centrocampista perché Pobega risponde alle esigenze di Pioli, sarebbe la coppia della Coppa d'Africa. Per così dire, quando il Milan non avrà ben a che sì nel mese di gennaio e c'è Inter-Juventus da affrontare, il Milan giocherà con Tonali e X, questo X potrebbe anche essere Tommaso Pobega. Quindi se oggi giocasse una grande partita come ci auguriamo in mezzo in, a due insieme a Tonali, due vantaggi, tre vantaggi per lui che a, si, si affermerebbe come quasi titolare o perlomeno uno dei quattro. Per il Milan che de, potrebbe evitare il calcio, il, potrebbe evitare eh, di andare sul mercato per il centrocampista, per il Milan per il Milan, che troverebbe un ragazzo giovane, un ragazzo pronto, un ragazzo che questa sera dimostra tutte le sue qualità. Questa dunque è, secondo me, va bene Mignan, va bene Giroud, è importante per Mignan per capire il, per capire il, il post Gigio Donnarumma, importante, ma importante Giroud che deve essere il cotitolare con il cotitolare con eh, Ibrahimovic là davanti in attesa anche del terzo giovane vedremo chi arriverà ma indipendente da, indipendentemente da Mignan indipendentemente da Giroud oggi per il futuro del Milan mi interessa molto in maniera particolare interessa a me vedere Pobega Tonali perché Giroud lo conosco conosco le sue qualità Mignan è una cosa di suggestione perché gioca, verrà il posto, dopo, dopo Gigio, Donnarumma, ma, e quindi li conosciamo già, conosciamo il valore, adesso c'è il problema, ripeto, ambientale di Mignan, di Giroud conosco il valore, ma io voglio vedere questa sera Pobega-Tonali. E questo, sempre che Pioli poi non mi inventi un crunice a centrocampo, e allora mi spiazza. Non credo, perché fra i convocati non c'è Aughe, non c'è Aughe che secondo noi è stato messo, è stato lasciato a casa come Colombo per una questione di mercato. Sono i giocatori, uno destinato alla spalla, l'altro sul mercato. Sono i giocatori che teoricamente potrebbero andare presto in uscita. E quindi sono giocatori che non Colombo che andrebbe in prestito, ma auge che potrebbero aiutare il Milan a riempire le casse per gli sforzi di. Di agosto. Quindi questa è l'altro punto: l'assenza di aughe. Importante, andiamo a leggere quella che crediamo possa essere la formazione. Tatarusano o Megnani importa. Calabria credo favorito su Gabbia, lascio dei dubbi. Tomori, Romagnoli e Teo Hernandez. Non credo che ci siano problemi a meno che Balloture lo metta subito, ma io credo che metterà Teo Hernandez. Vediamo Pioli cosa è in mente. Dovrebbe esserci Pobega e Benasser centrali, dovrebbero essere a destra Selemeker, favorito su Castiglieco, Brian Diaz non ci sono dubbi, Krunic non vedo grandi dubbi, sempre che non lo inventi a centrocampo, ma io penso che voglia vedere Pobega, e là davanti Leao. Leao che è l'unico centravanti, perché lasciando a casa Colombo non vedo altre soluzioni là davanti che un Leao, a meno che poi possa mettere eventualmente anche Rebic, che parte dalla, che è convocato, potrebbe entrare in uno spezzone di partita. Questi sono i temi del match di oggi. Milan Nizza-Milan, ore, Nizza ore 20.30, su Sky, Daniele Barone, il telecronista il collega che trasmetterà la partita. Su Sky eh, ci saranno solamente aperto agli abbonati del Nizza, del Nizza perché il Nizza... È una delle pochissime squadre francesi che ha aperto la campagna abbonamenti, è già pronto, ha qualche assenza, ma la settimana prossima deve affrontare il Rems. Quindi importante test per il Nizza, ma importante test anche per il Milan. Milan che riavrà all'inizio della settimana prossima a Frank Chessy. Sì. Il giocatore purtroppo è stato eliminato con la sua costa d'avorio, la Spagna è più forte, ha vinto 4-2 la formazione è iberica e dunque Chessy sì, tornerà senza ulteriori giorni di ferie, queste le ultime notizie, ma tornerà subito ad allenarsi a, a Milanello. Quindi senza incominciare ad avvitarci, con il problema riguardante il discorso dell'incontro per, per il rinnovo, però senza sapere nulla a priori, credo proprio che la settimana prossima potrebbe essere la settimana magari importante per il faccia a faccia, sempre che Maldini sia ritornato dalla, dai suoi giorni di vacanza, e per incominciare a parlare con il giocatore davanti perché è importante. Il faccia a faccia o dato che siamo in Francia il vis-à-vis -vis tra proprio tra Maldini e Chessy quindi con l'uscita di Chessy ci saranno probabilmente tutti i presupposti per avere finalmente questo incontro e chiudere quest'altra questione che io ho toccato solamente perché Chessy è stato eliminato e quindi ci sarà la caccia all'uomo o meglio caccia all'incontro per capire quando Frank e Potrà incontrarsi con i, suoi, con, eh, con i suoi dirigenti, con Paolo Maldini e Ricky Massara. È prevista forse leggera pioggia questa sera a Nizza, ma la temperatura è abbastanza calda. Ma essendo, essendo sulla costa il mare, anche se è un po' all'interno l'Allianz riviera, riviera, potrebbe alleviare un pochettino le, la, la calura. Oltretutto, ieri sera non si stava bene qui in Francia. Tutto è pronto, ore 20 e 30, formazione, la sparo così, Tatarusano, Calabria, Tomori, Romagnoli, Teo Hernandez, con uh, Tonali e Pobega, Selemeker, Brian Diaz, Aughe non c'è e allora mettiamo Krunic e là davanti Leao. Aughe è rimasto a casa come Colombo, sono sul mercato, potrebbero lasciarci uno per la Spal, l'altro per una formazione tedesca, magari anche nei prossimi giorni. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.